Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di come abbinare filo, mulinello e canna alle nostre tecniche di pesca per cercare di essere più efficienti possibili e soprattutto per perdere meno tempo possibile. Iniziamo subito a parlare del filo. Il filo per me è veramente molto importante, è appunto l'ultimo appiglio che abbiamo tra la canna e l'esca. Se ci rompe il filo perdiamo inesorabilmente il nostro pesce e quindi deve essere di altissima qualità e di soprattutto di una che ci dia un'ottima sicurezza in acqua. Io uso quasi sempre, per il 90% delle volte, fluorocarbon. Il fluorocarbon per me è una delle più grandi invenzioni della pesca negli ultimi anni, che ci permette appunto di essere estremamente sicuri in acqua e di avere delle caratteristiche molto importanti che ci aiutano in certe giornate in particolare. Il fluorocarbon prima di tutto affonda, quindi affondando nelle giornate di vento il nostro filo è sempre a contatto con l'esca. Secondo, il fluorocarbon ha un allungamento molto basso, quindi trasmette molto meglio le vibrazioni. Terzo, resiste molto bene all'abrasione, quindi quando andiamo ad andare a cercare il bass all'interno di cover molto fitte, ecco che è la situazione ideale. Pesca per buona parte utilizzo quasi solo fluorocarbon. Quando è che non uso fluorocarbon? Non uso fluorocarbon quando vado a pescare a galla, quando pesco top water ad esempio, allora lì sono obbligato ad andare a utilizzare il nylon, che ha un allungamento superiore a quello del fluorocarbon, però il nylon galleggia, oppure un tracciato. Il nylon lo vado a utilizzare per la pesca top water. Pescando a galla ho bisogno appunto di un filo che galleggi per dare la possibilità al mio artificiale di fare un ottimo movimento, in particolare per i walking the dog e per i popper, che sono artificiali che vanno lavorati con la canna. Con il Boots Bait, ad esempio, che è un'altra esca galleggiante, possiamo senza dubbio utilizzare anche il fluorocarbon o utilizzare magari la stessa canna che usiamo con altre tecniche, perché alla fine il recupero molto veloce che andiamo a fare del nostro Boots Bait e tenendo la canna molto alta, ecco che non c'è nessun tipo di problema e possiamo tranquillamente utilizzare anche il fluorocarbon. Il tracciato è un altro filo che noi andiamo a utilizzare quando devo andare a pescare, magari nelle cover molto fitte. Se ho cover molto intricate, molto fitte, ecco, ho bisogno di un tracciato che mi permette di avere pochissimo allungamento, quindi letteralmente di cavare il pesce dalle cover senza bisogno di dover preoccuparmi di un'eventuale abrasione, oppure a galla, perché il tracciato tende a galleggiare come il nylon. Quindi con la rana, ad esempio, con la frog, pescando sopra il minfè, è ottimo, perfetto, oppure appunto per pescare a filipino. Ogni tanto utilizzo il tracciato per pescare con la canna spinning, quando ad esempio pesco a drop shot. Pescando a drop shot spesso la nostra esca tende a ruotare veramente tanto e a fare un sacco di spire, quindi può andare a rovinare il fluorocarbon in maniera troppo evidente. Allora vado a utilizzare il tracciato, magari facendo un piccolo finale in fluorocarbon. Parliamo di mulinelli. Come nel filo, io per quanto riguarda i mulinelli utilizzo quasi sempre recuperi veloci. Ormai quasi tutte le tecniche il recupero veloce viene da sé. Un tempo, ad esempio, a crankbait si pescava molto lentamente, si utilizzavano dei mulinelli per appunto pescare crankbait con dei recuperi veramente molto lenti, perché il crank è un'esca che fa molte vibrazioni e quindi recuperando troppo velocemente tende a essere molto macchinoso il lavoro che fa in acqua, fa molta trazione, e quindi utilizzando invece un recupero molto lento, ecco che il mio crank viene recuperato in maniera molto più corretta e più da me pescatore e non dal mulinello. Negli ultimi anni invece anche questo trend sta aumentando sempre più. Anche nei crankbait si utilizzano sempre più dei mulinelli di recupero veloce, tipo 6.6 ad esempio, che è diventato uno dei recuperi più polivalenti, in assoluto anche per i crankbait. È rimasto il 5-1, comunque quei recuperi lenti per i crank veramente di grandi dimensioni, dove siamo obbligati a utilizzare appunto una versione di recupero lenta. Però in linea generale diciamo che dai 6-6, dai 7-1, addirittura dagli 8-1 ci sono venuti molto incontro per diverse tecniche, in particolare il pitching. Il pitching è una tecnica in cui devo fare molti lanci continui e ravvicinati e recuperare molto velocemente la mia esca per poi fare un altro lancio. Quindi più ho una velocità di recupero del mulinello rapida, più perdo meno tempo, quindi perdendo meno tempo posso fare più lanci e quindi catturare più pesci.
se prendo un bus all'interno della cover, con un modello a recupero veloce riesco a recuperare molto velocemente e a riuscire a toglierlo immediatamente. Stessa cosa se catturo un bus a grande profondità, se catturo un bus a 7-8 metri di profondità, nel momento in cui ho il filo in bando e sento la mangiata, con un modello a recupero appunto molto veloce, tipo un 8-1, ecco che riesco ad arrivare alla ferrata in anticipo prima che il pesce sputi la mia esca. Le canne, anche qua io sono abbastanza concentrato e ormai abituato a utilizzare un certo tipo di canna, che è una canna abbastanza rapida, una canna con un'azione abbastanza veloce. Mi serve perché per la tipologia di pesca che faccio io, cioè molti lanci molto ravvicinati e comunque con diverse piombature differenti di esca, ecco che la mia canna più rapida mi permette intanto di fare dei lanci più precisi e soprattutto di essere molto pronto nella ferrata e molto pronto nel recuperare e fare un altro lancio. Non adoro particolarmente le canne paraboliche, utilizzo canne paraboliche quasi solo pescando a crank, ad esempio quando bisogna appunto di avere un aiuto dalla canna per il recupero dell'artificiale, oppure quando devo utilizzare gli artificiali appunto con ancorette. Quindi invece di utilizzare il classico jig o pescare a Texas così, nel momento in cui abbiamo invece delle ancorette, la canna parabolica ci aiuta insieme al filo a slamare molti meno pesci e non rischiare di perdere più pesci di quelli che invece potremmo portare in barca. Parliamo delle due tecniche di pesca più popolari in Italia, pitching e flipping. Abbiamo già fatto un video sul canale YouTube, quindi andatelo a guardare per chi non l'ha ancora visto per capire che tipo di tecniche sono. Sono le più classiche, le più semplici, innesco Texas rig o il classico jig. Come mi approccio a queste due tecniche e che tipologie di canne vado a utilizzare? Utilizzo prima di tutto canne lunghe, 7 piedi, anche di più. Di solito però 7 piedi sono polivalente. E posso cambiare continuamente piombatura, tipologia di piombo, e posso cambiare anche il tipo di cover da andare a affrontare, quindi canna lunga, una azione rapida, come dicevo prima, e una potenza medium heavy, il famoso MH, che è una delle più in assoluto polivalenti e facile da usare da tutti, che consiglio anche ai principianti per iniziare ad approcciarsi al casting. Per quanto riguarda i mulinelli, veloci. Veloci perché dobbiamo fare tanti lanci, quindi lancio, recupero veloce, soprattutto col pitching. Per quanto riguarda il filo, qua si passa dal 12 fino al 20 libre. Io direi 12, 14, 16 per il pitching. 12 per pescare in zone abbastanza pulite e pescare con piombature leggere. 14 è la misura media, quella che secondo me è più popolare e quella che funziona meglio in assoluto, per le classiche piombature un quarto fino ai 3/8, i 16 libre per 3/8 massimo mezz'oncia. Quando invece andiamo a parlare di flipping, ecco che qua abbiamo il nostro 20 libre e non possiamo sbagliare. Con il nostro 20 libre abbiamo la dimensione giusta per flippare all'interno delle cover e riuscire a portare via il pesce. Mi raccomando, nel flipping la canna deve essere più tosta del pitching, quindi una potenza H, cioè heavy, molto più rapida, e si arriva anche all'extra heavy se dobbiamo andare a affrontare delle cover molto più importanti. Per quanto riguarda la potenza, pescando flipping, lì abbiamo bisogno anche di una canna da 2 once. Ora parliamo di due delle tecniche che io adoro di più in assoluto, che sono lo spinnerbait e il topwater. Parliamo di spinnerbait. Lo spinnerbait è un'esca in cui all'apparenza basta una canna, una classica canna non troppo lunga, quindi una 6,6, 6,8, una tipologia di recupero del mulinello non troppo importante, nel senso che se noi abbiamo un recupero più veloce, basta che rallentiamo la nostra azione appunto di pesca e di recupero. Se abbiamo un mulinello troppo lento, basta velocizzarlo molto, ma bene o male lo spinner cattura in tante condizioni. Io sono un po' malato sullo spinner, quindi vado a utilizzare due canne. Una più corta, una 6,6, con il classico recupero del mulinello a spinner, che è un 6,6, 6,8 massimo, per pescare molto vicino alla sponda, intorno alle cover,
in corno di tono e cespugli, sulle sassaie. E questa è la mia canna più polivalente che mi tengo sempre dietro, corta, per riuscire ad essere molto preciso. Più la canna è corta, più ho precisione nel lancio. Quindi lanciare lo spinner molto a ridosso delle cover per me è molto importante. Quindi se devo affrontare appunto delle sponde molto intricate, ecco, una canna corta mi aiuta veramente molto. Per quanto riguarda invece la seconda canna che vado a utilizzare, quella è quando vado a pescare nei grandi laghi, dove devo fare dei lanci molto lunghi. Allora qua utilizzo una canna più lunga, una 7 piedi o anche una 7-3, vado lì a utilizzare una velocità di recupero un po' più rapida, perché voglio essere molto polivalente, quindi vado a utilizzare un 6-8-1 o anche un 7-1, perché così voglio avere sia la possibilità di recuperare più lentamente la mia esca quando appunto pesco in questi laghi molto grandi, dove il pesce può cambiare profondità molto rapidamente, ma soprattutto perché con una canna da 7 piedi posso fare dei lanci molto lunghi. Filo io uso per quasi sempre o fluorocarbon o nylon, quasi mai la treccia, non credo che sia così importante utilizzare la treccia nella pesca spinnerbait. Quindi il filo minimo che vado a utilizzare con lo spinnerbait è il 12 libbre fluorocarbon, solo se vado in laghi molto grandi, quindi devo fare dei lanci molto lunghi, allora ho bisogno per forza di un 12 libbre, altrimenti sotto 14 libbre non vado mai. Quasi sempre fluorocarbon, ma lì qua possiamo utilizzare tranquillamente anche il nylon, arrivando fino a 16 o 17 libbre se peschiamo intorno a cover veramente molto intricate. Ora veniamo al top water. Spesso utilizzo la stessa canna che vado a utilizzare per lo spinnerbait anche per il top water. Se devo fare dei lanci relativamente corti, come può essere pescando buzzbait, come può essere in certi casi pescando a popper intorno a delle cover molto visibili, vado a utilizzare la canna corta, una 6.6, diciamo, con una power sul medium heavy, diciamo, e da un'oncia, tre quarti, sempre sempre le classiche potenze. Come vedete continuiamo a dire le stesse cose, cioè, bene o male la potenza è sempre quella, un quarto, tre quarti, medium heavy, una lunghezza compresa fra i 6 e 7 piedi. Quindi anche qui con il nostro top water andiamo a utilizzare delle canne corte, magari col popper appunto e col buzzbait. Invece con Walking the Dog facciamo dei lanci veramente molto lunghi, qua possiamo utilizzare una canna anche un po' più lunga, quindi anche una 7 piedi. Big fish. Get that in you. That fish. 1, 2, 3. Now hold it long. There you go. Sul top water però qua dobbiamo utilizzare per forza il nylon. O il nylon o il tracciato. Appunto come diciamo prima, perché galleggiano, quindi andiamo a utilizzare un 14 libbre di nylon ad esempio, anche un 12 libbre se dobbiamo lanciare delle esche molto lontano e molto leggero. Veniamo al jerk. Il jerk è un'esca molto sottovalutata. Possiamo utilizzarla con due tipologie di canne, una da casting e una da spinning. Quella da casting, lunghezza 6 piedi e 6, massimo 6 e 8. Un'azione abbastanza rapida. La jerkata del jerk perfetta viene data dalla rapidità della canna. Quanto tempo ci mette la canna a rimettersi dritta, quindi ci vuole una canna abbastanza rapida. Per quanto riguarda la canna da spinning, andiamo a utilizzare invece quando noi abbiamo dei piccoli jerkettini, dei piccoli minnow che siamo obbligati a dover lanciare con la canna da spinning. Qua possiamo utilizzare anche una canna più parabolica che ci aiuta a lanciare più lontano il nostro jerchetto e soprattutto a farci sdamare sempre meno pesci. Io vado a utilizzare spesso il fluorocarbon di dimensioni molto sottili. Io con la canna da spinning posso lanciare un jerchetto anche con un 6 libbre. Per quanto riguarda invece la canna da casting, qua invece vado a utilizzare un filo un pochino più grande, almeno un 10-12 libbre. Se utilizzo dei jerk molto grandi arrivo anche a 14, ma è una condizione limite. Parliamo del crank. Ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto due video dedicati a crankbait, andate a guardarli sul canale YouTube, e parliamo del crank perché comunque è un'esca molto polivalente, quindi qua possiamo utilizzare veramente tante tipologie di canne, di recupero dei mulinelli e soprattutto di filo.
In linea generale una buona canna da crank è almeno 7 piedi, lanci lunghi. Seconda cosa, un velocità di recupero non troppo veloce, quindi dai 5,8 ai 6,6, state in questo range qui. Per quanto riguarda il filo, non troppo grande, quindi 8 libbre forse un po' poco, un po' estremo, però lo menziono lo stesso. In generale 10, ma soprattutto 12 libbre è fluoro carbon, ovviamente, è il filo diciamo più polivalente e più comune per pescare crankbait, quindi con un buon 12 libbre si fanno tante cose. Deep crank, bellissimo pesce catturato a deep crank. Ha fatto veramente un bel attacco, il crank si è bloccato immediatamente esattamente sullo stop. Quindi recupero, stop e go, quando ho sentito la mangiata ho ferrato forte. Veniamo al finesse. Il finesse è quasi sempre sinonimo di canna da spinning. È molto polivalente e c'è un range di canne veramente enorme per la canna da spinning. Nella mia testa lo spinning è fatto per lanciare delle esche leggere oppure per andare a skippare delle esche al di sotto delle cover. Anche qua chi non sa cos'è lo skipping vada a vedere il video sul mio canale YouTube. Fine della storia, tra virgolette, nel senso che per me è strettamente legato comunque al finesse in generale. Quindi posso utilizzare sia una canna come questa, ad esempio, che lancia massimo un quarto, un'azione molto morbida, perché devo lanciare un artificiale estremamente piccolo e molto leggero, praticamente spiombato, e vado a montare un 5 libbre o addirittura un 4 libbre in mezzo di fluorocarbon. Poi posso andare all'opposto completo, che è la mia canna per skippare sotto, che è una canna da mezz'oncia o tre quarti, medium heavy, quindi abbastanza tosta, che però a cui vado a abbinare magari un 6 libbre di fluorocarbon o addirittura un 8 libbre. Quasi mai monto un 8 libbre, se non che devo skippare veramente di sotto di cover molto intricata, ma quasi sempre con un 6-7 libbre massimo riesco a fare tutto se non è una spinning. In mezzo appunto a una canna molto leggera come questa, alla canna più tosta che io utilizzo per skippare, c'è un range di canne invece più intermedie, ad esempio quella da walking o quella da drop shot. Quella da walk, quando noi abbiamo una canna intorno ai 6,6 che ci lancia molto meno di mezz'oncia tranquillamente, può lanciare anche 5 sedicesimi, 3 sedicesimi, una tipologia di grammatura come quella, che è perfetta per i walkie, leggermente più paraboliche, con il nostro 5 o 6 libbre fluorocarbon noi siamo a posto. Per quanto riguarda invece in drop shot abbiamo bisogno di una canna più lunga, perché facciamo un'azione più verticale, magari anche un'azione più rapida, perché comunque quando andiamo a ferrare un pesce in profondità abbiamo bisogno di una ferrata molto potente e riuscire a bucare bene il pesce anche se è a grande profondità. Spero di essere stato utile. Abbiamo fatto una bella carrellata, spero di avervi aiutato nelle future scelte da abbinare mulinello, filo e canna per le tecniche del bass fishing. Se avete altre domande scrivetemi sotto il mio canale YouTube, ovviamente iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi su Facebook, su Twitter, su Instagram, vi aspetto in bocca al bass.